25 anni e non sentirli, anzi festeggiarli augurandosene altrettanti. Il Circolo Elisa di Santa Giustina festeggia un quarto di secolo in una giornata di sole splendente, in compagnia delle persone che si sono aiutate di più in questi lunghi anni di attività, soci, volontari e familiari. L'avventura è iniziata nel 1993 grazie a Pia Bellus tramite la fondazione intitolata ai genitori, Elisa e Antonio. Il circolo è un luogo ricreativo per la terza età, chiamata anche età libera, che accoglie centinaia di partecipanti provenienti da tutta la Valbelluna e che offre momenti di aggregazione per combattere la solitudine. Nel corso dei mandati si sono succeduti 5 presidenti. Dino Dalpan, in carica dal 2007, domenica ha ripercorso per tappe 25 anni di storia fatta di volontariato e mutualità, e che ai nostri microfoni ha sottolineato un concetto importante. Il compito del Circolo Elisa è quello di far stare qualche ora assieme le persone, sia per un gioco, sia per una chiacchierata, sia per guardare un libro, un giornale, partecipare alle manifestazioni che noi facciamo proprio esclusivamente per tirar fuori da casa gli anziani che vivono soprattutto in solitudine. Nei tempi d'oro i soci hanno sfiorato il migliaio, mentre oggi se ne contano circa 400. Oltre un centinaio quelli presenti alle celebrazioni di domenica, cominciate con la messa, il saluto in sala parrocchiale alla presenza dei vertici Ancescao, del direttivo e del sindaco Ennio Vigne, infine il brindisi e il pranzo, servito dai giovani, nell'ampia sede di Via Pugliere.